video di oggi vedrete come mangiare con un euro non sia solo possibile, ma anche facile, grazie a piatti gustosi e facili da fare. Fin dall'inizio abbiamo sempre cercato di diffondere l'idea che si può mangiare bene con un budget limitato, ma senza rinunciare al gusto e alla qualità. Gli alimenti semplici sono alla base di questo stile alimentare, ma se siete ancora convinti che mangiare senza glutine e latticini sia costoso, allora nel video di oggi vi faremo cambiare idea con dei piatti facilissimi, strabuoni e saporiti alla portata di tutti. Se siete nuovi sul canale, iscrivetevi e lasciate anche un mi piace a questo video, perché stiamo lavorando a un progetto molto grande e importante che vi sveleremo molto presto e non vogliamo che ve lo perdiate. Ma adesso cuciniamo. La prima ricetta che prepariamo è un buonissimo pilaf di miglio con ortaggi. Se non avete mai mangiato il miglio, questa è un'ottima idea per provarlo. Per prima cosa tagliamo a tocchetti un gambo di sedano, teniamo anche le foglie. Poi facciamo la stessa cosa anche con una carota. Mettiamo tutti gli ortaggi in una ciotola. Poi tagliamo anche circa 70 g di peperone, ma potete ometterlo se non vi piace. E infine tagliamo finemente anche un cipollotto verde. Ora prendiamo 75 g di miglio, lo sciacquiamo molto bene, dopodiché lo mettiamo in una casseruola e lo facciamo tostare per un paio di minuti. Ora aggiungiamo anche gli ortaggi, un filo d'olio e facciamo insaporire il tutto per altri 2 minuti. Aggiungiamo un pizzico di pepe, di curry, del sale e mescoliamo. Aggiungiamo anche un rametto di rosmarino, dopodiché copriamo il miglio con circa 350 ml di acqua. Quando comincia a bollire abbassiamo la temperatura, copriamo con un coperchio e facciamo cuocere per circa 25 minuti. Ecco qua ragazzi, il nostro pilaf di miglio è pronto. Avete visto? Si prepara in veramente pochissimi passi, pochi ingredienti, perché lo scopo del video di oggi è proprio questo: farvi vedere che si può mangiare con pochi ingredienti, spendendo anche poco, ma comunque mangiando in modo sano. Adesso, prima di assaggiarlo, magari aggiungiamo del prezzemolo fresco sopra. Quindi io ho qua delle foglioline e adesso vado a tagliarle finemente, ma se volete potete anche omettere il prezzemolo, non è indispensabile. Quindi aggiungiamo una spolverata di prezzemolo che renderà il nostro piatto ancora più profumato e direi che è pronto, possiamo assaggiarlo. Questo è uno di quei piatti che io preparo almeno una volta a settimana perché è buonissimo. A volte lo faccio con il miglio proprio in questo modo, a volte invece utilizzo la quinoa, lo stesso procedimento per fare un pilaf di quinoa, quindi se non volete usare il miglio potete tranquillamente usare la quinoa. Allora adesso assaggiamo, guardate anche quanto è bello cremoso, proprio come piace a me. E poi ragazzi, potete aggiungere delle spezie che preferite. Io ho scelto del pepe e del curry, ma voi potete usare la curcuma, della paprika dolce, veramente quello che vi piace di più. Assaggio. Buonissimo. Poi si sente proprio il miglio tostato, è veramente buonissimo ragazzi, provatelo. Adesso, prima di andare avanti con la prossima ricetta, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e poi ci potete seguire anche su Instagram, ci chiamiamo Diana and Alessio, guardate qui sotto, e anche lì postiamo tante tante cose interessanti. Adesso continuiamo con le ricette. La seconda ricetta che prepariamo è a base di piselli e uova ripiene. Un ottimo piatto, perfetto anche da portare a lavoro o da preparare per la settimana. Per prima cosa riempiamo una casseruola con acqua e la facciamo bollire. Quando avrà raggiunto il bollore, immergiamo 2 uova fresche e le facciamo cuocere per 10 minuti. Le mie erano direttamente dal frigo. Trascorso il tempo di cottura le facciamo raffreddare completamente nell'acqua fredda, dopodiché rimuoviamo il guscio. Ora le tagliamo a metà, mettiamo i tuorli in una ciotola e li mescoliamo con un cucchiaio abbondante di maionese fatta in casa. Riempiamo le uova con la nostra crema e guarniamo con del prezzemolo fresco tagliato finemente.
ora tagliamo finemente uno spicchio d'aglio, lo mettiamo in una padella con un filo d'olio. Dopodiché scoliamo 250 g di piselli e li aggiungiamo insieme all'aglio. Aggiungiamo anche del sale, un cucchiaio di aneto secco, un goccio d'acqua e mescoliamo. Facciamo cuocere per un paio di minuti e i nostri piselli sono pronti. Eccoci qua, il nostro piatto è pronto, i piselli e anche le uova ripiene. Come avete visto ragazzi, questa è una ricetta semplicissima di nuovo. Lo scopo di oggi è proprio creare dei piatti buoni e sani, veloci da preparare, soprattutto da cuocere in padella, non nel forno, perché fa tanto caldo, e soprattutto spendere poco, ok? Quindi, adesso, cosa facciamo? Accompagniamo semplicemente i nostri piselli con le uova ripiene. Allora, io ne metto soltanto due, poi mangiamo anche gli altri. Per adesso ne mettiamo soltanto due, per presentazione. E niente ragazzi, allora, cosa ho messo in questa ricetta? Pochissimi ingredienti, piselli, dell'aglio, dell'aneto secco. L'aneto secco potete trovarlo nei negozi etnici, ma se non lo trovate va benissimo qualcos'altro. Del timo, della cipollina secca, erba cipollina, quello che volete. E poi nelle nostre uova ripiene c'è un po' di maionese fatta in casa, che potete fare anche voi seguendo la nostra ricetta sul canale o sul nostro sito. E poi, tra l'altro, abbiamo anche una guida. Bravissimo! Abbiamo una guida molto utile per fare le uova sode, sempre perfette. Io utilizzo sempre questo metodo, quindi sperimentatelo anche voi se non l'avete mai provato così e fatemi sapere come vi vengono le uova. E il video lo potete trovare sopra la testa di Diana. Esatto, o qui o qui. Adesso possiamo assaggiare, direi. Questo piatto è anche leggerissimo, è molto delicato e buono. Io lo adoro. Madonna ragazzi, che buono l'aneto, se non l'avete mai provato, e questa erba buonissima che dà proprio gusto, tanto tanto gusto forte e sapore ai vostri piatti. Provatelo se non l'avete mai provato. Ragazzi, ne assaggio ancora un po' perché è troppo buono. Mi raccomando, non andate via perché adesso prepariamo la nostra terza ricetta. Per la prossima ricetta prepariamo una buonissima insalata fresca, perfetta per le giornate calde. Per prima cosa prendiamo un cetriolo grande, lo sbucciamo, dopodiché lo tagliamo a rondelle e lo mettiamo in un'insalatiera, dove aggiungiamo anche due manciate di valeriana. Poi tagliamo a fette un pomodoro, qui potete scegliere gli ortaggi di stagione che preferite. Ora scoliamo 250 g di ceci, li sciacquiamo molto bene e li aggiungiamo nell'insalatiera. Tagliamo a striscioline anche del peperone e infine mezzo cipollotto verde. Anche la nostra insalata è pronta, coloratissima. Io la faccio almeno una volta a settimana anche questa ricetta, soprattutto adesso che fa caldo, quindi le insalate sono proprio le mie preferite, sono anche le vostre immagino. Scrivetemi qui sotto, ditemi un po' come le preparate voi le insalate. A me piace aggiungere dei legumi, a volte ci metto anche le uova sode, oppure del tacchino cotto in padella o dell'affettato di tacchino, dipende. Mi piace molto variare nelle insalate, soprattutto sono molto comode perché potete utilizzare quello che avete in frigo. Adesso andiamo a condirla e io metterò un po' d'olio, in questo caso sto utilizzando l'olio di semi di girasole. Poi aggiungo anche del succo di limone, quasi mezzo limone, e infine del sale. Qua potete utilizzare l'olio che volete, anche olio d'oliva, scegliete un olio che vi piace e va benissimo. Ah, ma quindi le verdure le hai disposte così perché poi sono più belle da... Allora, beh sì, prima le lasciate così per fare un po' un arcobaleno in questa ciotola, ma adesso ovviamente andiamo a mescolarla, sennò poi ci viene un po' difficile. Mescoliamo bene bene il tutto. Ed eccola qua, è pronta, possiamo mangiarla. Questa è perfetta per un pranzo fresco, anche se siete al mare potete prepararla, è velocissima, basta tagliare gli ortaggi che avete in frigo. Io qua ho messo i pomodori, i cetrioli, avete visto, peperoni, ma va benissimo un altro ortaggio, ecco, se non potete usare peperoni o pomodori scegliete qualcos'altro. E adesso ragazzi io assaggio perché veramente c'è un profumo buonissimo di pomodori freschi e cetrioli, quindi
freschissima, sa proprio di estate, ragazzi, cioè sapori buonissimi. È buonissima e come sempre i piatti semplici sono sempre i più buoni, almeno questo è il mio parere. Siete d'accordo anche voi? Ma ditemi nei commenti qual è il vostro piatto preferito di oggi. Questa insalata, oppure i piselli con le uova ripiene, oppure il nostro pilaf di miglio. Fateci sapere, io sono curiosissima. Ma comunque vi invito a provarle tutte e tre, perché avete visto che sono velocissime e appunto fatte con pochi ingredienti. Io spero che queste ricette vi siano piaciute. Se sì, scrivetemi nei commenti quale preparerete. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace a questo video. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo.